Cari amici, ma soprattutto care amiche, ben ritrovati. Come saluta sempre il cacciatore di zombie Andrea Giusto, che saluto. Oggi faccio una cosa un po' mista perché se facessi solo l'apertura pacco, in questo caso una bustina, verrebbe neanche 5 minuti, quindi integrerò anche la recensione di queste cose così piccole. Allora, è arrivato un braccialetto, è arrivato l'arrotino, mi veniva da dire, in realtà no, è arrivato un braccialetto. Che ha delle caratteristiche ben precise. Innanzitutto è fatto di cordino paracord. Questo in casi d'emergenza può essere sciolto. Ci sono dei modi, uno se li può fare anche da solo con del cordino paracord, bisogna intrecciarlo in una certa maniera specifica. Ne esistono dei tutorial che lo spiegano bene passo passo, però considerando il costo veramente irrisorio di questi prodotti spediti e tutto, questo mi sembra che l'ho pagato 1,25 euro. Io ho preferito una cosa già pronta, anche perché non è solo il cordino. Il cordino non so bene quanti metri saranno, ma penso 2 o 3 metri al massimo, quindi è una cosa proprio di emergenza. Sembra comunque molto ben stretto, quindi ce n'è parecchio. In più, a parte il fatto che ha questa chiusura a scatto molto pratica ed efficace, solo una chiusura del genere costa, se non andate a comprare, almeno 50 centesimi. E il lato però più caratteristico di questo oggetto, eccolo, inquadro più centralmente, è il fatto di essere anche un acciarino, perché ha nella parte in mezzo una barretta piccolina di magnesio e da questo lato di qua ha una specie di taglierino segmentato, se vogliamo, di metallo. Taglia è abbastanza, quindi certo, è piccolissimo, quindi non è che faccia chissà che cosa, però qualcosina si riesce anche a tagliare con questo oggetto. Però soprattutto questo è nato come acciarino, quindi sia da un lato che dall'altro. Vediamo un po' se ci vuole un po'. Eccola. Vedete, questo rimane addirittura incandescente, poi perde parte della verniciatura facendo così. Quindi poi bisogna che ci pulisco. E niente, questo, insomma, per quel che costa mi sembra che valga la pena. Ovviamente appena si utilizza si rovina, il nero va via. Inconvenienti. Un'altra funzione che ha questo oggettino qui è il fischietto. Ovviamente non fa miracoli, anche questo qui, perché vedete, è piccolissimo. Qui si soffia e qui fuori esce. Però se si vuole ridurre al limite gli oggetti da portare, questo insomma ne ha ben tre di utilizzabili. Anche l'altro oggettino, quello da 10 funzioni, ha al suo interno l'acciarino e un fischietto più o meno di queste dimensioni qui, anche se questo è incassato nella chiusura.
non ha il paracord, però vediamo che molto spesso in questi strumenti multifunzionali troviamo oggetti ridondanti. In questo caso bisogna sempre valutare, perché avere un oggetto doppio può essere utile, però può anche rappresentare della inutile zavorra. Quindi valutate voi. È abbastanza strettino in ogni caso. Io ho il polso già piccolo e faccio fatica non tanto poi a tenerlo, ma a chiuderlo, perché vedete, i due capi sono della clip, sono piuttosto lunghi. Poi una volta messo, insomma, a me sta giusto giusto, però io ho il polso piccolo. Se fosse un po' più largo anche per me non è che sarebbe male. Bisognerebbe allargarlo per chi ha un polso un po' più grosso. Quindi questo è l'apertura pacco e recensione annessa. Vi ringrazio per la visione.